giornata oggi era infernale, ho ricevuto molte telefonate di persone che dicono non ce la farò mai arrivare in tempo, mandateci il materiale. Comunque ringraziamo quelli che sono presenti, c'è cioè GR Lazio, TV Roma 56, vi ringraziamo della presenza, ci sono le agenzie e il fatto quotidiano. Eccoci qua. Allora, motivo di questa conferenza, come vedete, eccetera, noi abbiamo fatto, condotto oramai a Ossia una battaglia, perché Ossia è il mare dei Romani, mare di Roma. E abbiamo fatto diffide, denunce, ce l'avete lì in sintesi, perché chiedevamo, pretendevamo i controlli per il rispetto delle ordinanze balneari. Ogni anno la sindaca di Roma fa un'ordinanza, una estiva e una invernale. Nell'ordinanza ci sono tutte le cose che vanno rispettate. Incominciamo dai muri, muretti, reti, separazioni, apertura dei varchi per libero accesso al mare. Quindi, allora, a seguito di queste nostre denunce e diffide, la scorsa estate i vigili urbani sono andati a fare i controlli. Credo che fossero anni che non li facevano. Io ho fatto l'accesso agli atti e mi è stato mandato come risposta di questi controlli, la vedete allegata, la lettera del comandante dei vigili, che mi dice: in base ai controlli fatti eccetera, sono stati fatti 78 controlli, tenete conto che gli stabilimenti sono 72, non lo so, vabbè, insomma, una settantina di stabilimenti, quindi 78 controlli, ci stava che l'hanno controllati quasi tutti, qualcuno ci ha pure riandato eccetera. Allora io ho detto: però che avete controllato? Allora ho fatto un altro accesso agli atti e mi hanno mandato tutti i verbali che sono qua. Dai verbali, grazie anche al lavoro di tutti gli amici, la conferenza stampa di Mare per Tutti, poi ognuno di noi appartiene a partiti, a cose eccetera, grazie a Danino mi pare e a Agostino hanno spulciato tutti i verbali e abbiamo scoperto quello che avete in una piccola sintesi che vi abbiamo dato, cioè sono stati fatti solo due verbali. Loro premetto che andavano lì per controllare l'ordinanza 83 della sindaca. Due verbali di cui sono uno per una macchina in divieto di sosta nella zona demaniale, un altro per delle casse acustiche nella zona demaniale irregolari, poi hanno controllato qualche bagnino, le insegne, qualche insegna che era irregolare, e questo poi a Bagnino hanno controllato se c'aveva la licenza e basta. Cioè tutto quello che era la sostanza dell'accesso al mare, i varchi, i muri, cioè perché il dramma di Ostia, oltre a quello che hanno costruito, che hanno fatto eccetera, che se voi andate, d'inverno è ancora peggio, se voi andate a Ostia praticamente non riuscite ad andare al mare, cioè a fare la passeggiata, perché gli stabilimenti chiudono completamente, hanno fatto due piccoli budelli di varchetti lì al pontile che sono tutti sviluppati, non si riesce mai ad andarci con una carrozzina, cioè poi io per andare al mare devo, non si sa come, e il mare è interdetto, non solo non c'è la vista del mare obbligata dalla legge, perché la legge, io vi ho messo lì una risposta a una nostra interrogazione in Campidoglio, dove sottolineata dice quello che devono fare i vigili devono far ottemperare all'ordinanza. Allora noi abbiamo fatto un ennesimo esposto querela, che ce l'avete lì per esteso, alla Procura della Repubblica per verificare il motivo per cui, come la trasparenza e la correttezza di questi, perché qui lo dico però vi pregherei di non scriverlo, sennò ci fanno una querela. Praticamente costretti a mandarli, l'hanno mandati e hanno detto andate a pia caffè. Perché? Questo perché è importante? Perché questo a noi ci conferma, oh, se in televisione avete ripreso questa frase del caffè, forse non è il caso. Ma il caffè alla fine però. Allora, è importante perché dimostra una cosa, che lì gli stabilimenti, con tutti gli interessi che ci sono, anche interessano i clan, che chiedono zette, gli stabilimenti, c'è il lavoro nero, abbiamo fatto un'inchiesta sul lavoro nero, quindi è un mondo zona franca dove non si può controllare. Di questo, cioè questa, una volta che dopo anni ci hanno mandato i vigili, costretti a mandare i vigili, non hanno fatto i verbali,
E allora noi ci troviamo di fronte, tocchiamo con mano e poi dice la mafia c'è, oh, fateci capire che cosa c'è, che è una zona dove si può fare, come la vogliamo chiamare? C'è l'omertà, c'è il silenzio, c'è. È evidente che non c'è nemmeno la volontà politica. Guardate, noi qui siamo franchi, anche in passato, no? Perché se quello oggi, quello che è successo, è frutto anche di anni che si è consentito tutto questo. E solo noi oggi tutti siamo un po' cambiati, a parte che noi, chi sta a questo tavolo, ha fatto sempre la battaglia per le spiagge libere. Infatti, Mare per Tutti si batte per questo, per il cesso libero. Però adesso ci abbiamo il governo del cambiamento, le giunte del cambiamento. Caspita, ma vogliamo fare qualcosa contro questo? Perché è inutile, abbiamo visto, è il chioschetto di legno che sta lì e che ci aveva l'ordinanza da anni e che solo perché ha fatto ricorso al TAR, poi io vado là e lo butto giù e dico riportate la legalità. E no, amore mio, perché a essere, come dire, forte coi deboli, poi tutta questa propaganda, non famo propaganda, famo le cose serie. Perché non mi fate aprire almeno i 13 varchi previsti dall'ordinanza? Perché non li aprite? E per legge devono stare aperti notte e giorno. Perché io al mare ci devo poter andare, è un bene demaniale. Se io la mattina mi sveglio e mi vado a fare una passeggiata al mare col cane, ce devo poter andare. E c'è un problema anche di sicurezza. Perché, ce lo racconta sempre Franco, un ragazzo andò all'imbrunire, poi rimase dentro, non sapeva come uscire. Perché, e poi andateci adesso, ci sono reti, reticolati. Da Fregene. No, è morto. È morto. Ha attaccato la rete mentre cercava di uscire. Ha avuto un malore, voleva uscire rapidamente, non ha trovato un altro. Sarà preso in pari. Era due anni fa. Quindi ci sono motivi di sicurezza. C'era un articolo proprio del fatto e la legge dice che il mare deve rimanere d'inverno, devi togliere tutte quelle attrezzature, dovresti togliere tutto, pure le cabine, però perché deve rimanere libera per il godimento da parte dei cittadini. Se voi andate a vedere che cosa fanno delle reti di pollaio con i cosi di bastone, perché non è perché la legge consentirebbe di fare 90 cm una rete, sapete quelle verdi che si usano di tessuto, per evitare che si porta via la sabbia, non il mare. E quella è una cosa di minimo impatto. No, fanno le reti, perché? Perché loro, lo stabilimento è loro, è proprietà privata e qui non ci deve entrare nessuno. Questo è il concetto che fa sì che Ostia e il mare è interdetto, non si può andare al mare. Questo danneggia anche il turismo, perché voglio dire, la gente va là, no, il mare non si vede e non ci può andare. Questo è il risultato, è che tu non lo vedi e non ci può nemmeno entrare. Devi andare al curvone, devi andare nella parte centrale, più naturale, che uno arriva, ferma la macchina, magari vuole andare al ristorante per farsi la classe. Non si può fare. Allora io concludo, poi lascio la parola a loro. Noi ora abbiamo fatto l'esposto, quella della, so che c'è un magistrato che ha tutte le nostre denunce e ci sta lavorando, non metto il nome perché non è il caso, però noi vogliamo andare in fondo e questa cosa è gravissima. Cioè tu mi vai a fare 78 controlli e mi fai il controllo al divieto di sosta della macchina e alle casse acustiche. Ma questa è una provocazione. Allora, insomma, il dato evidente che vogliamo sottolineare è questa cronologia. Quindi noi facciamo una denuncia nel mese di giugno per richiedere che siano fatti i controlli sull'ordinanza, controlli che non erano mai stati fatti durante i mesi invernali, quindi di chiusura della stagione balneare. A seguito di questa denuncia, cronologicamente, adesso poi non sappiamo se c'è un nesso anche sostanziale, ma sicuramente subito dopo questa denuncia si sono avviati dei controlli effettivamente molto capillari, ben 78 controlli e 54 stabilimenti, da cui il dato rilevante è che sono emerse zero violazioni dell'ordinanza. Ricordiamo, l'ordinanza è quella che prevede l'accessibilità per i disabili, la natura e l'altezza delle delimitazioni, per esempio c'è non deve esserci scritto biglietteria, in alcuni stabilimenti c'era scritto anche biglietteria. La gran parte delle foto che trovate nel piccolo fascicolo che vi abbiamo consegnato sono state fatte il giorno dopo il rapporto di Sottagliatti, quindi era l'11 ottobre, mi sembra, se non dico male, i primi di ottobre, e siamo andati proprio a fare le foto negli stabilimenti in cui addirittura sopra il verbale i vigili hanno scritto che l'ordinanza
in cui, oltre a scrivere che fanno il controllo sull'ordinanza, hanno anche scritto. Quindi negli altri è semplicemente omesso, in quegli 11 verbali invece è proprio scritto che l'ordinanza è in regola. Quindi noi siamo andati esattamente in quegli 11 stabilimenti e abbiamo trovato in tutti almeno un caso di violazione, proprio per essere molto, molto sintetici. E visto che insomma era stato chiesto qualche esempio di casi di violazione? Come? Qualche esempio di casi di violazione? Allora, tutti quanti hanno problemi sulle delimitazioni delle concessioni, che dovrebbero essere alti 90 cm in materiale ecocompatibile, e invece abbiamo per lo più strutture in cemento armato e comunque superiori in ogni punto ai 90 cm, addirittura arrivano ai 2,20 m, 2,30 m. No, anche di più, c'è una foto sua in cui è due volte lui, quindi sono più di 3 metri di delimitazione. Sono molto alto. Quindi quella lì diciamo, è proprio la cosa più evidente, oltre alla per i disabili che consideriamo deve arrivare fino al mare, deve arrivare fino in acqua, quindi le persone disabili, di ogni tipo di disabilità, perché noi ci concentriamo sempre sulla disabilità motoria, ma esistono vari tipi di disabilità, esistono le persone cieche, le persone sorde, e che secondo la normativa per l'accessibilità devono avere dei percorsi guidati appositi per loro. L'ex assessore alla legalità Alfonso Sabella definì il litorale romano il corpo del reato più lungo d'Italia. Questo perché su quel litorale in particolare sono stati commessi abusi, illegalità, addirittura compromissioni fra criminalità organizzata e imprenditoria balneare. Basta andarsi a vedere come cercarono di acquisire il clan Spada, lo stabilimento Orsa Maggiore. Quindi c'è un interesse molto forte, perché su quel tratto di costa dove ci sono quelle imprese balneari non solo c'è la possibilità di far transitare soldi, di riciclare soldi, addirittura di far transitare sostanze stupefacenti, perché insomma quando parliamo di litorale romano non possiamo dimenticare che Cleto Di Maria, un narcotrafficante, gestiva un bar proprio sul litorale romano, senza che nessuno avesse nulla da dire. Senza poi andare a scomodare la famiglia Balini e tutti i processi che li vedono in qualche modo implicati in reati di compromissione con la criminalità organizzata, senza poi andare a scomodare il presidente dell'Asso Balneari Renato Papagni, che a sua volta è sotto processo per abusi sul demanio insieme a un funzionario pubblico Nocera. Noi abbiamo anche chiesto che l'Asso Balneari procedesse a un cambio di vertice, perché insomma crediamo che essere rappresentati da una persona che sta sotto processo per abusi sul demanio, che ha tentato di far ingoiare una planimetria a un giornalista soltanto perché gli ha fatto una domanda scomoda, insomma riteniamo che sia un cattivo modo anche di essere rappresentati. Il fatto che l'associazione Lasso Balneari non ha preso in considerazione questa nostra richiesta fa già capire qual è il clima attorno a certe figure, qual è l'atteggiamento attorno a certe figure. Io non vorrei arrivare alla banalizzazione che, come faceva Benigni, che il problema di Palermo era il traffico, ad Ostia il problema non sono le quattro cose che noi abbiamo letto con sgomento su questi verbali, non sono quelle due contestazioni che sono state fatte, che personalmente da cittadino in primis mi lasciano offeso, perché basta andare all'ex Amanusa e verificare i confini perimetrali degli stabilimenti a destra e a sinistra dell'ex Amanusa, cioè il bungalow e la Bonaccia. Sono confini perimetrali fatti in cemento armato, col filo spinato, cemento armato alto quasi 1,90 m. Quindi non vedere queste cose, far finta che queste cose non siano un problema, così come i varchi che sono chiusi, così come gli accessi che non sono transitabili, così come quei pochi spazi per accedere al mare. Io vorrei che tutti quanti voi domani veniste al pontile per vedere come dal lato pontile si può accedere alla spiaggia. C'è una passerella tutta quanta distrutta, non si può passare, cioè bisogna fare una gincana attorno a degli ostacoli, una cosa vergognosa per Roma Capitale, una cosa vergognosa. Quindi non certificare questo, non vedere da parte dell'amministrazione un atteggiamento duro, nonostante quello che hanno detto in campagna elettorale, sia a livello comunale che a livello municipale, nei confronti di chi ha tradotto il mare di Roma come una proprietà privata. Non vedere questo atteggiamento, no? Vedere, anzi misurare una certa inerzia dell'amministrazione, ci fa pensare male. E noi, nonostante le attività istituzionali,
ADOS consigliere, insomma le attività che abbiamo fatto anche come forze extra consiglio municipale, extra consiglio comunale, non abbiamo avuto risposte su nulla. Praticamente è stato già detto tutto, comunque io sono Danilo Ruggero del comitato Associazione Mare Libero, che partecipa attivamente anche alle attività del comitato Mare Libero. Devo dire che siamo rimasti non sorpresi da quello che è accaduto quest'anno con l'ordinanza, perché è una cosa che accade ormai da diversi anni, anzi praticamente accade da sempre. Cioè, come è stato detto, il risultato di questa situazione è sostanzialmente da parte dei concessionari il trattare le aree che hanno in concessione come proprietà privata e da parte delle amministrazioni, nessuna escusa, sia diciamo, per quanto riguarda il colore sia per quanto riguarda l'avvicendamento nel tempo, hanno consentito loro sostanzialmente di gestire a loro uso e consumo le aree che avevano in concessione. Posso aggiungere solo per quello che riguarda i verbali che per esempio il gruppo di Ostia dei vigili urbani, che era esplicitamente chiamato nell'ordinanza a farla rispettare, a effettuare i controlli, pur chiamandosi gruppo Decimo Mare, non ha neanche un nucleo che si specializzato nei controlli sul mare. Che è l'elemento che configura, come dire, che caratterizza tutto il territorio, buona parte del territorio, no, i vigili urbani non si sono dotati di qualcuno che diciamo, effettui i controlli in modo mirato. Tant'è che quando sono andati a fare i controlli si sono limitati a registrare la licenza del ristorante o il numero dell'abilitazione del marinaio di salvataggio. Ricordo un episodio in cui addirittura l'arroganza dei concessionari era così elevata che ai vigili che erano andati ad apporre dei sigilli in una concessione già scaduta, una concessione scaduta nel 2015, i vigili vanno due anni dopo a mettere i sigilli, i vigili vengono citati dal concessionario che gli chiede i danni, diverse centinaia di migliaia di euro di danni. Quindi questo è, come dire, anche un po' dà il senso di quale sia il rapporto tra, come dire, concessionari e amministrazione pubblica, che sostanzialmente non ha chiuso un occhio, li ha chiusi tutti e due. Voglio aggiungere un'altra cosa sul discorso della Bolkestein, perché come associazione noi diamo molta importanza sicuramente all'aspetto legale diciamo di tutela di tutte le norme, di rispetto di tutte le norme, però siamo anche molto attenti a un discorso ambientale. Quindi voglio ricordare innanzitutto che la Bolkestein non è una direttiva europea, ma già l'autorità garante per la concorrenza e il mercato in Italia aveva detto, quindi non c'è bisogno di andare a scomodare l'Europa per dire che le concessioni dovevano essere rimesse tutte a gara, che non era ammissibile un rinnovo automatico. Ma quello che a noi interessa particolarmente è che quando si faranno queste gare, io spero si facciano presto, perché questa proroga non ha i requisiti di legittimità, come è stato detto l'Europa già si sta muovendo, perché se c'è una sentenza della Corte di Giustizia europea che dice esplicitamente all'Italia, perché c'erano due ricorsi di due regioni italiane, che non è ammissibile più il rinnovo, le proroghe, che le concessioni vengono affidate esclusivamente con gara ad evidenza pubblica su tutto il territorio europeo. Queste gare si devono fare, ma devono essere chiari anche i requisiti per potervi accedere. Allora, innanzitutto dobbiamo cominciare ad escludere quelli che, diciamo, nel loro curriculum vantano i reati di abusi sul demanio marittimo, non gli posso più concedere di partecipare alla gara per aggiudicarsi la commissione, è come i mafiosi che cercano di ricomprarsi i beni sequestrati, insomma, siamo più o meno sullo stesso livello. Ma poi i requisiti devono prevedere anche che gli stabilimenti non possano diventare come dire, dei supermercati o degli alberghi di lusso sulle spiagge. Cioè, noi abbiamo stabilimenti sul nostro litorale che hanno la piscina, il fitness, il wellness, il campetto. Cioè, sono dei resort a tutti gli effetti, no?
peraltro che godono del vantaggio di pagare pochissimo, perché voi sapete bene che il costo delle concessioni demaniali è praticamente fermo al 93, cioè quando il ministro Costa, padre, fece la legge di modifica del codice della navigazione e stabilì i costi delle concessioni, i costi delle concessioni sono rimasti tali fino al 2006, quando è stata fatta la famosa norma dell'accesso gratuito anche ai fini di balneazione, con riserva di essere incrementati con l'indice Istat. Negli ultimi 6 anni l'indice Istat è diminuito di 5 volte, quindi i canoni sono veramente risibili. Ma a noi quello che interessa di più è che si stabiliscano dei criteri precisi sul rispetto dell'ambiente. Cioè, i signori concessionari che si lamentano e piangono lacrime di coccodrillo perché il mare gli ha distrutto tutte le cabine, a parte che d'inverno dovrebbero essere tolte, eccetera, non sono loro a poter chiedere i danni, sono i cittadini a dover chiedere i danni del danno ambientale e paesaggistico che hanno causato le loro strutture amovibili e che quindi a fine stagione devono essere portate via, che invece si trovano disperse sulle spiagge, no? O addirittura vanno a finire in mare, inquinanti, piene di plastiche, vernici, eccetera. Quindi lasciando poi, come dire, un paesaggio così che offende anche diciamo, la semplice visione. Io non voglio, come dire, aggiungere altro, perché se diciamo l'ora è anche tarda. L'unica cosa che posso dire è che proprio, diciamo in conclusione, va proprio cambiato questo concetto della concessione balneare. Il codice della navigazione dice che l'amministrazione può concedere, cioè non è che noi siamo obbligati a dare le spiagge, no? Le spiagge sono confine naturale, ma sono anche la principale difesa naturale dell'Italia, no? Non è solo un confine, è anche una difesa. Se c'è l'erosione, noi dobbiamo tenerne conto. Se questi signori continuano a costruire sulle spiagge e questo aumenta l'erosione, noi dobbiamo mettere nelle gare d'appalto che tu non puoi occupare la spiaggia di 10.000 metri quadrati con 5.000 metri quadrati di costruzioni, no? Cioè, puoi mettere 500 forse, no? Non puoi mettere le reti, eccetera. Quindi la spiaggia deve diventare un luogo, deve ridiventare un bene comune che può essere dato in concessione a certe condizioni ben precise e deve cessare di essere esclusivamente una rendita, perché lo voglio dire qua, questo richiamo all'imprenditoria è un po' pretestuoso. Se pensiamo solo al caso di Ostia, cioè questi concessionari da 50 anni si limitano a ridare una verniciatina alle cabine e poi è sufficiente per loro mettersi all'ingresso e incassare. Quindi io più che imprenditoria la chiamerei rendita. Grazie. Io vorrei concludere con un concetto. Se noi non riusciamo ad Ostia neppure a fare i verbali con i vigili per contestargli l'ordinanza della sindaca, mi domando qual è il contributo che diamo alla lotta al malaffare, agli intrecci e alla mafia a Ostia. Non dobbiamo fare i carabinieri, ma non siamo in grado nemmeno di fargli le multe sull'ordinanza della sindaca. E quindi noi andremo avanti. Guardate, io vi posso dire che qua ci sono persone che non hanno scheletri nell'armadio e non sono ricattabili, perché se no, non a caso, questi discorsi con questa chiarezza li facciamo solo noi e speriamo, ecco, di fare giustizia di una situazione assurda che penalizza i cittadini e anche il turismo e lo sviluppo di Ostia. Grazie. Ma si può parlare di controlli fasulli? Grazie. Prego? Di controlli fasulli? Noi non abbiamo detto, lo dica il magistrato, noi registriamo un fatto, 78 controlli per rispetto dell'ordinanza non hanno trovato nemmeno un verbale che contesta l'ordinanza. Noi siamo andati e ci abbiamo le foto, la documentazione che ci sono in tutti gli stabilimenti gravissime violazioni dell'ordinanza. Non me lo fate dire a me che so fasulli. Abbiamo, se ci siamo rivolti al magistrato perché vogliamo che verifichi, sarà lui a dirlo. È certo che qualche preoccupazione ce l'abbiamo, qualche sospetto, vogliamo parlare? Perché ci dovete spiegare com'è che questi, io sono miope, questi proprio non riescono a vedere quello che c'hanno sotto gli occhi. Quando è che quasi esula dal tema, ma
cioè, è stato registrato un calo delle presenze a Ostia negli stabilimenti. Sì. Cioè negli stabilimenti in generale a Ostia. Sì. Ne parla male tutti i fronti. Sì. Voi ritenete che questa possa essere un'arma, sicuramente, anche una chiamata al boicottaggio, possa essere un'arma che può servire per fare in modo che gli stessi gestori delle concessioni cambino, cioè tolgano i muri, rendano le loro spiagge piacevoli. Vogliamo che se ne vada a casa. Questa sarebbe l'ottimo. No, è dirimente, perché è un rapporto causa-effetto. Allora, riformulo la domanda. Pensate che un appello al boicottaggio possa... No, noi al boicottaggio non facciamo appello al boicottaggio. Noi diciamo che noi però faremo azioni politiche, anche di disobbedienza civile, di denunce, perché debbono consentire a tutti i cittadini di accedere e godere il mare. Poi, diciamo, ci sono gli abusi, le cose le devono perseguire. Quindi, no, le azioni vanno benissimo, però poi sapete che se lo stanno facendo si ritocchi lì sugli interessi economici. Guardi, il boicottaggio se lo stanno facendo da soli, perché la gente a Ostia ci viene sempre di meno, perché questo mare ingabbiato, questa impossibilità di accedervi, questi prezzi altissimi, che perché gli stabilimenti un lettino quanto costa? 15 euro, cioè ci sono prezzi assurdi, quindi lo stesso clima che si registra. Io questo sto dicendo, cioè nel senso dove il bagnino fa il calo delle persone dovrebbe essere, dei clienti dovrebbe essere il primo motivo per far come dire, da un lato fargli capire che così non si può andare avanti, e da un lato far capire alla politica che deve cambiare qualcosa, altrimenti Ostia muore, insomma. Noi confidiamo in questo momento, purtroppo siamo noi confidavamo che la nuova amministrazione su queste cose fosse coraggiosa e desse una discontinuità, e adesso ci siamo costretti a rivolgersi al magistrato, sperando che il magistrato, che sta facendo dei controlli, però non si avvarrà dei vigili urbani di Ostia per questi controlli. Sì, diciamo che c'è anche un aspetto, cioè il comparto di è la prima industria del litorale. La prima industria del municipio sono gli stabilimenti balneari. Noi abbiamo fatto nella scorsa conferenza, non mi ricordo quando era, insomma, la scorsa stagione, i dati sul lavoro nero, quelli ufficiali sono 500 errotti, posti di lavoro regolari più che dichiarano informalmente tra i 2.500 e i 3.000. Quindi ecco, noi quello che pensiamo che queste persone, chiaramente è una risorsa importante di reddito per il territorio, e che vada tutelata anche chi lavora negli stabilimenti in buona fede, ovviamente, perché è l'unica possibilità che hanno anche come lavoro stagionale. Quello che chiediamo è che chiaramente siano lavori regolari, con tutte le tutele del caso. Su questo abbiamo fatto anche lì una grossa azione, una richiesta di controlli a cui non è stato dato seguito. E soprattutto, secondo il codice degli appalti, l'irregolarità del lavoro è presupposto di decadenza anche delle concessioni. Quindi ecco, questo è un altro aspetto su cui riflettere, su cui bisogna insistere. Comunque rimane comunque per il nostro territorio un indotto importante dal punto di vista lavorativo.